ci sono nomi destinati a non rimanere tali. Nomi che vanno oltre, che superano lo spazio e il tempo, che si trasformano in leggenda. È quello che è successo alla Ducati, che anno dopo anno, dal 1926, proprio partendo dal cuore della Motor Valley, è riuscita a diventare l'emblema della passione che sfreccia su due ruote e simbolo del Made in Italy nel mondo. Una storia lunga quasi un secolo, custodita e tramandata nel museo di Borgo Panigale, all'interno degli impianti produttivi. Un percorso che si snoda in tre aree, idealmente separate ma profondamente legate, dedicate ai modelli di serie, alle moto da corsa e ai momenti e ai personaggi più importanti che hanno incrociato il proprio destino con quello del marchio. Una visita che diventa esperienza, grazie anche a supporti multimediali come una web app che consente un nuovo livello di interattività e un nuovo ed immersivo tour virtuale. Le protagoniste però sono loro, le moto, con modelli ed esemplari esclusivi e rarissimi, alcuni dei quali hanno persino trovato spazio al MoMA, il Museo di Arte Moderna di New York. Tra tutte la Monster, capostipite delle cosiddette Naked, e la 916, straordinaria intuizione del designer Massimo Tamburini. Ancora ci sono i sogni diventati realtà come la Desmo 16, capace di mettere a disposizione degli appassionati una replica stradale di una vera MotoGP da corsa. L'eccellenza su due ruote passa per la continua e incessante ricerca tecnica, che qui, tra le altre cose, viene celebrata attraverso il sistema desmodromico, realizzato da Fabio Taglioni, il leggendario ingegnere progettista della casa di Borgo Panigale. Poi c'è la Scrambler, un concetto di moto essenziale diventata un'icona, che con la reinterpretazione odierna di quella originale degli anni 60, mette al centro dell'esperienza di utilizzo anche la personalizzazione e la spensieratezza di guida. Le Ducati più recenti hanno anche saputo unire filosofie motociclistiche diverse, creando dei modelli in grado di trainare le tendenze, come nel caso della Hypermotard, del Diavel e della Multistrada. Il tutto con un legame viscerale con le moto protagoniste delle competizioni e con un travaso di tecnologia capace di dare un'anima unica anche ai modelli stradali. In altre parole, capace di rendere inconfondibili le rosse bolognesi. È il caso del famoso telaio a traliccio, che ha debuttato con la 600 TT2 del 1981 e del motore bicilindrico nato sulla 750 GT, prima maximoto Ducati stradale a due cilindri, per arrivare poi sulla 750 Imola Desmo, la protagonista del trionfo alla 200 miglia di Imola nel 1972. Ma non c'è moto senza qualcuno che ne cavalchi la sella e ne impugni il manubrio. Perciò il Museo Ducati celebra tutti i piloti e le loro vittorie più belle, dai successi nel Tourist Trophy con Mike Hailwood ai campioni della Superbike, come Carl Fogarty o Troy Bayliss, per arrivare ai piloti della MotoGP, da Loris Capirossi ad Andrea Dovizioso, ripercorrendo anche i 17 titoli conquistati in Superbike dal 1990, oltre al mondiale in MotoGP con l'australiano Casey Stoner. Un'esibizione, quella del Museo Ducati, le cui tre aree si fondono per raccontare un'unica anima, un'unica forte identità di un brand italiano che ha fatto della creatività e dell'eccellenza la sua bandiera. Una bandiera a scacchi, che sventola più vigorosa che mai sulla vetta del motociclismo mondiale. Perché Ducati è questo, è già leggenda.